Signori, benvenuti in questo nuovo video. Da oggi parte la rubrica Cucina Pop. Faremo dei piatti iconici della tradizione culinaria e li reinterpreteremo a modo mio. Oggi facciamo lo strudel, ma di maiale. Andiamo. Partiamo con la pulizia. Filetto di maiale. La struttura del filetto di maiale è una struttura identica al filetto di manzo, quindi avremo il cordone centrale, quello laterale e la testa del filetto. Come potete vedere, abbiamo subito delle parti che visibilmente non sono commestibili, o meglio, si possono utilizzare per fare dei fondi o dei brodi, in questo caso a noi non servono. Quindi le andremo a rimuovere utilizzando un coltello flessibile. Pulire la carne è semplicissimo. Iniziamo infilando la punta. E poi incliniamo la lama verso l'alto per evitare di fare scarto. Tengo la parte che ho appena tagliato, infilo il coltello, vado dall'altra parte, sempre verso l'alto. Zero scarto. Oh yes! Deve essere il vostro risultato finale. Lo dividiamo a metà per ottenere una porzione da circa 250-300 grammi per due persone. Adesso pellicola e andiamo a sovrapporre due fogli uno sopra l'altro. Pancetta. Bisogna stenderla una sovrapposta all'altra, mi raccomando. Mettiamo al centro il nostro filetto di maiale e dobbiamo semplicemente arrotolarlo su se stesso, andando a togliere poi ovviamente l'eccesso di pancetta. Nel gergo questo procedimento si chiama bardatura. Bisogna girare, tirare, girare e tirare. E adesso su se stesso. Guarda che spettacolo. Inseriamo dentro il sacchetto sottovuoto. Questo deve essere il vostro risultato finale. Ovviamente sono andato a togliere tutta l'aria presente nel sacchetto perché adesso cominceremo la cottura a 65 gradi per 90 minuti. Io sto utilizzando un runner, tu se preferisci puoi usare il forno a vapore di casa. Cos'è che si sposa alla perfezione con il maiale? Il mais, ragazzi. Quindi faremo una salsa di accompagnamento. Non bisogna aggiungere grassi di nessun tipo, mettiamo solo un pochino di latte. Sale. Nel frattempo prepariamo anche la mela. Secondo me verde è meglio perché l'acidulo va a coprire, a sgrassare un po' quello che è il gusto del maiale. Ci andremo a fare una chips. Ti faccio vedere. Coltello alla mano, si taglia a metà. Mandolina. Io ti consiglio di usare questa chips qui perché le venature all'interno sono estremamente belle e diventano parte di decoro. Teglia antiaderente e andiamo a posizionare i dischi. La cottura è di 180 gradi per circa 20 minuti. Ogni tanto vai a controllare perché il forno di casa tua non so come funziona. Qual è uno degli ingredienti principali dello strudel? Ovviamente pinoli e uvetta. Quindi pinoli in padella e li lasciamo tostare piano piano. Deve rilasciare tutti i suoi oli essenziali. Adesso uvetta e l'andiamo a ridratare. Nell'aria si è creato questo profumo di mais tostato che ricorda un popcorn, quindi è pronto e andiamo a frullare. Per avere un risultato spettacolare, ti consiglio di filtrare la crema. Quindi, boule, setaccio. Signori, questo è il nostro risultato dopo la cottura. Apriamo il sottovuoto. Profumo molto interessante. È spettacolare. Ha un profumo incredibile. Già si sente quell'affumicato della pancetta che rende tutto davvero molto interessante. Adesso, padella antiaderente, piano piano lo facciamo diventare bello croccante. Guarda che spettacolo. È giunto il momento di tagliare. Guarda il colore. Senti il profumo. Ok, iniziamo l'impiattamento. Ed ecco qui il risultato finale. Beh, direi niente male. Signori, è tempo di carne. Guarda che bel bocconcino.
affumicato, succoso. L'amaro del cacao va a controbilanciare la dolcezza del mais. La chips di mela rende tutto un pelino più croccante e il turbo lo dà la demi-glace che abbiamo fatto con la base di ossa. Ti ricordo di venirmi a seguire su Instagram perché tra poco apriremo le date per i workshop. Ci saranno solo 5 posti disponibili. Quindi fatti furbo, vieni a vedere, sentiamoci e poi organizziamo il tutto. Se il video non ti è piaciuto, mastica e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Buono, ma buono davvero.